Sicuro che è bella questa mammella? Sai che è l'altra è più rosa. Prova quella più rosa. Magari. Prova quella più rosa. Ma non così, bili. Non avevo preso i pistolini in mano. Una giornata bellissima, c'è un tempo splendido, un sole caldo primaverile. Sì, bisogna dire proprio che è arrivata l'estate. È arrivata l'estate finalmente. È proprio estate ed è gusto andare in moto quando è estate così. Sì, l'estate non sono bagnate, non c'è un traffico impazzito. Le maniche corte, pantaloncini, bermuda, è bello, è bello. Tutta da snowboard. Andate in montagna d'estate con la moto, che è bellissimo. Adesso stiamo andando direzione Trento, esattamente? Nella valle di Mocheni, a mungere le mucche. Abbiamo voglia di fare questa esperienza alternativa. Aspetta che nel frattempo... Ma abbiamo deciso che a Sandokan gli faremo mungere il toro. Lui non lo sa. Non lo sa. Ma che sembra un Star Trek con questo casco. Dai, andiamo giù, io direi, tengo un passo un po' vivace, 130. Allegro, magari racconta qualche barzelletta mentre sì, andiamo, esatto. Così tieni un passo bello vivace, allegro. Bella anche questa battuta, vedi sanno sì. Che a stare contento come è diventato... Ho me l'ho infettato. Ti hai infettato tutti con la tua... Sta stando per scarpe, hai finito. Ancora conquistando che conserva il cappellino. Ma io lo lavo e lo asciugo contemporaneamente. Allora, noi venivamo da là dove abbiamo beccato uno scrollo d'acqua inimmaginabile. A metà galleria ci siamo fermati a vestirci, siamo usciti e invece c'è questo. Mica male. Anche se nevicano pioppi. Siamo al Bikers Road Bar, tengo gli occhi chiusi perché entrano i pioppi. No, sta nevicando. E la neve. E no, siamo al lago di Caldonazzo, dobbiamo incontrare Carlo e Paola, sono quei due ragazzi che purtroppo hanno avuto l'incidente al ritorno da Lignano. Ma hanno voluto essere qui con noi a tutti i costi, quindi siamo molto contenti di abbracciarli e siamo arrivati un po' in anticipo perché per paura di prendere tanta acqua e comunque l'abbiamo presa tutta concentrata in 100 metri così. Adesso aspettiamo loro e poi andiamo a mungere le vacche. Piano, stringilo piano, non me lo rompere. No, questa parte qua dai anche abbastanza. Ciao, ciao. Com'è? No. Tutto bene, grazie. Sì. Ciao Paolina, te? Amore. Dai. Non ci lamentiamo. No. Ciao. Ti sei fatto male tanto, Carlo? Un po' di rimasugli qua. Cavoli. Le mucche sono su fronte. Fantastico. La mangiatura. Ah, ah, ah. Mi raccomando il toro per Sandokan. Ho portato il tempo. Sennò c'era un giro da fare abbastanza carino, ovviamente, prima di cadere. L'importante è che state bene. Sì, lui era avvinito perché aveva paura di avermi fatto male. Ma ci sta. Come succede dal momento in cui metti il culo su una moto? Quando cadi in moto non sai mai come ti alzi. No, ma te lo giuro, sai cosa? Sembrava... Ho parlato anche con Paola. Ci fosse stato come un... Protetto? Sì, ma... Te lo giuro, ho visto gente che cade in moto, ma che cade anche da prima. Come se fossimo caduti piano, tranquillamente, proprio. Soft, proprio.
accompagnati, ecco, sì, sì, così, esatto. Perché delle volte basta che sbatti nel guardrail, è finito, un palo, c'è anche se vai in 30. Non so come ho fatto, sentivo io la moto sopra la gamba, lui che mi ha chiesto come sto, subito, eravamo sotto, l'alzata. Minchia. L'alzata. Ah, lì l'adrenalina, la tiri su con una mano. Ma infatti. Lì non senti un caso. Vabbè, dai. Invece noi eravamo alla Paceca quando abbiamo visto che c'era il delirio, abbiamo fatto tutto il corner nostro dove lui tatuava, la gente veniva a vedere, anch'io, insomma ne ha tatuati 32. Prima la serata di apertura per i ragazzi veneti, lo stesso 20, quanti ero? Quello 20, 22. Adesso stamattina avevo la gomma a terra, ma è così, sembra che sto viaggio è un incubo per la mia moto. È la terza volta che rimango a piedi, boh, vediamo. Ma come mai sei sgonfiata così? Non ho più pari idea. Ma tu l'hai gonfiata, poi è... A me 3 settimane fa mi è esplosa la gomma dietro ai 180 in autostrada. Sì. Sono vivo per miracolo. E la moto è cominciato a fare tipo toro meccanico, non avevo più il culo, così. Vabbè, solo che ero, andavo forte, ero in terza corsia, le macchine che mi schivavano. Sono fermato e la gomma era tutta distrutta. Minchia. Ho cambiato gomma e sono partito per questo viaggio, quindi in realtà la gomma è nuova. Ma la stessa gomma si è sgonfiata? Quella dietro? Adesso vediamo, mi fa molto strano. Ma la... E adesso se l'hai fatta vedere? Adesso l'abbiamo gonfiata a Brunico. Ho detto quando arrivo a Trento provo a vedere di ricontrollarla, se è a posto. Se è giù, bisogna che becco un gommista, provo a vedere se me la controlla, ma sai, con questi tempi. Abbiamo degli amici che hanno un'officina, sono bravissimi. E sulla strada per andare là? Sì, dobbiamo passarci davanti. Magari ci fermiamo un secondo, prendiamo 5 minuti prima, ci fermiamo, se lui la riesce a controllare dice è a posto, se dice che sì, veramente, se dice che è a posto partiamo. Allora, andare a Mungelemo, che sta diventando l'impresa della vita, qua fra un po' ti vengono a prendere con l'arca di Noè, ma la cosa peggiore di tutto questo è solo una, le scarpe, mi sta iniziando a entrare l'acqua dentro le scarpe e dovendo portare via 8 milioni di cose, chiaramente non ho portato via tanti pioggia per le scarpe. Com'è? C'è il sole lì? Dentro sì. Dentro c'è il sole, allora andiamo dentro. Come sei? Ale! Allora, fra, con la fortuna che abbiamo, quando faremo il tour in Sicilia, in Sud Italia, pioverà sempre anche lì. Tu dici? Anche d'estate lì pioverà. O saremo più fortunati. Sono bagnato ma sono fortunato, no? Ok, quindi siamo fortunati, siamo vuol dire fortunati. Che andiamo giù. Dobbiamo ritenersi fortunati. Ma sì, anche con l'acqua ci sta, se no che bikers siamo, no? Ah no, infatti. Giusto. Infatti ragazzi mi fa, beh, visto che piove vi fermate, stasera rimanete qua. Dico, no, noi andiamo avanti. Ah no, andiamo avanti assolutamente. Io voglio camminare sotto l'acqua. O sopra l'acqua. Sopra l'acqua. Come Gesù. No, come Aquaman. Come Aquaman, è vero. A Las Vegas come mi chiamavano? Aquaman. È la prima volta in vita mia e voglio provare. Siamo Aquaman e infatti... Cos'è successo esattamente? Diciamo che abbiamo preso una pozzanghera, un pochino d'acqua e mi sono infreddato tutto. Visto che è lunga fino a stasera, proviamo a asciugare un pelo. Sì, non so se si è asciugato, però la signora ha detto che mi rimetti un paio di calzini qui. Sarebbe fantastico. E poi gli do un bacino. Io sono senza parole della gentilezza di questa signora, ma mi ha portato i calzini puliti. Thank you.
Siamo arrivati in Val dei Mocheni, in questa bellissima stalla dove la signora Manuela ha deciso di ospitarci. E adesso cosa andremo a fare? A mungere. Esatto. Andiamo a mungere le mucche, ragazzi. Dietro di noi c'è una stalla, ce ne sono una ventina. Adesso cercheremo di prendere la più predisposta. Dove siamo di bello? Siamo a Mala di Sant'Orsola, una frazione di Sant'Orsola. Ecco. Tu oggi ci stai facendo realizzare un sogno, eh? È tutta la vita che sogno di mungere una mucca. Insomma, noi lo facciamo tutti i giorni. Per voi ormai è più. Allora, Manuela, da dove si parte? Come possiamo fare? La scelta della mucca, la mucca che si accarica. Dove volete, qui, guarda. Basta che non prendiamo il toro, per il resto. Queste sono tutte mucche. Meno male, già è qualcosa. Io direi questa che è fuori sola. È sola. Questo mammifero non mi dispiace. Come si chiama? Viola. Ciao Viola. Si può toccare? Viola, ti volevo dire che Alessandro è pronto per te. Madonna, sì, le coccole tutte qua. Sì, Loro sono abituate con le mungitrici, ma... Oh sì, le coccole, va bene. Che bello. Allora, innanzitutto ci vuole qualcosa dove tirare giù il latte o lo prendiamo con le mani? No, un secchiello bisognerebbe... Aspetta che vado a prendere un secchiello. Dai, grazie. Sì. Io non ho mai avuto una mucca. Se ti aspetti da me che sappia fare. Io sto così. E te? Allora, Sandro, che andate, metti sotto a bocca larga. No, vieni Viola. Però non è che sono sicure, lo sai, no? Che ti mollano fuori una peada. Ah, una dice con la zampa. Bisogna stare un pochino attenti. Allora, Ale. Stai un po' più lontano. No, ma comincia lui. Vieni, Viola, adesso incominciamo un gioco bellissimo. Io immagino che tu ti debba mettere. Mettiti dietro, così, guarda. Guarda. Facci vedere, perché sennò. Non lo so fare. Ti metti, cioè, senza andare proprio sotto, che sono pericolose, ho paura anche a me, perché sono tremende. Fai finta, vedi che sono spaventate. È spaventata, si fa un po'. Ok. Dai Ale, fatti questa mucca. Allora. Mungi un po'. No, perché... Non mi è piaciuto. Aspetta che mi... No, no. Allora. Facciamo il cambio. Io ci ho provato. No, non ce n'è una un po' più tranquilla? Perché lì una mucca che si chiama Margherita. Io la vedo agitata. Tipo questa qua, guarda, è bellina. Ciao Lilla, come stai te? Già lei mi Dai, guarda. Di... Sì, lei è proprio tranquilla. Che bella. Che bella mammella, glielo devo dire, la mia compagna è una mammella meglio della tua, è una settimana che non toccavo una mammella. Ascolta, non è che hai sbagliato attrezzo. Ora non c'è niente lì. Ma non è, ma sicuro che la mia... è un pistolino questo. Oh, scusa Heidi, come facevi? Vedevo che subito mi scendevi là. Prova l'altra. L'altra è più rosa. Prova quella più rosa, magari. Quella più rosa. Fagli così, bidi. Il latte, ti giuro. Guarda come scende. Oh, vedi? Vedi? Oh, hai imparato un'altra cosa. Guarda che roba, eh? Oh. Guarda che bravo il latte. Guarda che squadretta che abbiamo messo su. Oh, che squadretta, veramente. Ma Viola, però ti voglio vedere a te mungere. Questa qui sarà un po' dura. Dai, Viola, prego, sei d'accordo te? Sando, che mentre io ti faccio un massaggio, prova un attimo. Provo? Fatto prima, piano, muovetevi piano sotto. A vedere se intanto... Io provo, Si lascia toccare, dai. Piano. Ale, bravo. Allora devi impugnare tutta la mano. La devi tirare così. Non esce? Giù e lasci. Mamma mia, te. Quella è una pugnetta. Vedi? Bravo. Bravo. Ma sta facendo uscire il latte. Ma il piccolo è suo? No. È come spruzza. Complimenti. Lui è... Pugno. Io così, perché con i cavalli è uguale. Pugno di ferro ma guando di velluto. Sì, ma secondo me sì. Ma ti sembra di accarezzare un po' a te però, eh? Oh. No, Madonna, sono piene. Ma te, la verità, mi sembra un po' il tuo capezzolo quando...
c'è il capezzolo. Oh, ha imparato, bravo. Noi ci abbiamo messo poi, lui subito l'ha fatto uscire là. Ma eravamo già scappati. Rilassala. La lasciamo discorrere. Ma pensa che sia da tre veterinari. Wow, veramente. Non ti preoccupare. Adesso infatti c'è la fase da... C'è la fase della visita anale, dovete infilare il guanto. Se ti rendi conto una volta quanto dovevano stare qui per fare sta roba? Devi avere tempo, vedi? Non devi fare veloce. Un po' di latte è uscito, dai. L'antica latteria del corso. Ma è quello della Lola. Finalmente potrò aggiungere una voce al mio curriculum. Che è Mundo. Mundo alle vacche. Ragazzi, Mundo per me è un sogno. Mica, veramente. Una decina di minuti, abbiamo tirato su forse un bicchiere. Un milligrammo di latte. Un bicchiere di latte che adesso Sando cambeve direttamente vai, da secchio. Dai, un uomo selvaggio come te. Selvaggio ma quasi. C'è quello lì perché che mangia i testicoli cazzo così crudi, tu non bevi un bicchiere di latte misto fieno merda. Dai, questo è pieno di vitamine. Con questo ti rimette al mondo. Non so che mondo. Ma te lo dico io, so un'ora nel bagno dopo. Può essere. Quindi che profumo? Profumo è di latte. È vero? Beh, meno male. Cazzo deve sapere. C'era un problema se lo sapeva di latte. Ma buono, dai. È buono. Quel mammifero non mi dispiace. Comunque devo dire che la parte più bella è quando mi avete dato un secchio e mi avete detto Tom Ungi. Porca madosca, che lingua! Che ridere! C'ha la lingua così! Bellina da mazzi. Oh, che paura! Te lo giuro, mica! No, ma che paura! È ti rubida. Dà una legata, ti dà! Tutti gli animali che non mangiano carne di base sono animali pacifici perché non hanno il concetto del predatore preda. È vero, è vero. Quindi non sono abituati a uccidere per mangiare. Minchia. È rubidissima. Cosa sembra la carta vetrata? No, è bellissima, scusa. Volevo anche ringraziare comunque la mucca Viola che devo dire è stata molto partecipe ed è entrata da subito nella parte, esatto. All'inizio era un attimo tesa ma si è sciolta, si è messa a suo agio e ha fatto grazie una grazie ai passaggi di Martina, ha fatto una performance esagerata. La proporrei come candidata ai prossimi Oscar per la parte d'alta se non protagonista la mucca Viola. Volevi dire qualcosa, Sando? Magari di serio? Di serio, serio, per una volta. È quella della Lola, la miseria. È quella della Lola. Chi è la Lola? La pubblicità quando c'è, ma è quella della Lola. Ma eliminiamo per la seconda. Allora, è anche giusto presentare i basta nostri... che stai calmo, non c'è bisogno che ora. Deve essere stato un dino... Deve essere molto... molto paura. No, volevo presentare i nostri amici, Carlo e Paolo. Noi ci siamo conosciuti qualche anno fa, penso a Lignano, la prima volta, giusto? Esatto. Avevamo amici in comune. Da lì è nata una bellissima amicizia, ogni tanto ci incontriamo nei posti più strani, loro vedono un mio posto, non so, sto andando a Verona, partono da qua, vengono a Verona, ci facciamo una birra insieme e poi ognuno torna a casa sua. E quando abbiamo condiviso con loro il progetto appunto di Motorcycle Boys, sono stati gentilissimi e ci hanno invitato in questo meraviglioso posto qua in provincia di Trento a fare quello che era Valle dei Mocheni. No, Mocheni. Mocheni. Ma perché Valle dei Mocheni? È una valle dove si parla una lingua autoctona qua. Mocheni è il nome della lingua? La lingua Mochena, sì. La sai parlare? No, io non so qualcosina. Dai, di una inizia la parola. Ma no, tutte le lingue si imparano le parolacce. Tanto nessuno capisce, perché parlino il Mocheno io. Io Carlo lo conosco da un po' di anni e posso dire che è una persona meravigliosa. Lui e la sua compagna. Vi voglio ringraziare che ci avete permesso di fare una mungitura. Finalmente, la prima volta nella mia vita sono riuscito a farla. In diretta? In diretta e riusciti al latte. Io pensavo uscire bambini invece uscire al latte. No, il bello appunto di questo mondo e delle amicizie che nascono, come per esempio con Carlo e Paola, è proprio questo, no? Nonostante questo brutto avvenimento di domenica, l'amicizia ti porta a venire qui lo stesso, magari con sbucci, scorazioni, botte e dolori, pur di ritrovarsi, di stare insieme e di condividere momenti. E questo è quello che noi
penso ci piace, no Carlo? Carlo è un motociclista di quelli di vecchissima data, raduni estremi, ghiaccio, freddo, neve. Prima ci siamo confrontati un po' su questa cosa, vero Carlo? Qual era l'evento, quello più strano che voi organizzate qua? Quello proprio storico? Il raduno più alto d'Europa, che è qua in cima al passo Redebus. Quanti metri più o meno? E si faceva quando? Vabbè, nei giorni della merla, la fine di gennaio. Fine di gennaio. Meno? Quanti gradi? Meno 20 comodi. È una sorta di Elephant and Treffen. Sì, italiano. Era la risposta nostra all'Elephant Treffen. Ma siamo arrivati a 300-400 persone. C'era un bel movimento. C'era gente che veniva su da Torino, dalla Toscana in moto per salire. Cioè, pazzesca sta roba. Non pensavo a questi numeri, pensavo una roba da 20-30 moto. No, intimi, fai una follia. 300-400 moto? No, 300-400 persone. Ah, moto sarà state tonne. Beh vabbè, ma già 300-400 persone. Ragazzi, ma è tanta roba. È tanta roba quando ti trovi una decina di centimetri di neve in strada. No, stiamo anche parlando di altri anni, capito? Adesso il giubbottino tecnico, la roba sintetica. Cioè di sopra via giubbotto di pelle, maglia di lana, le jeans, e quando è il giornale magari appuntato di notizie. Anche per l'acqua, mi ricordo. Ma tu l'hai fatto questo raduno qua? Quello no, ma ho fatto l'altro che facevi, dei Warriors. Sì, quello su l'estivo. Esatto. C'era l'estivo, l'invernale. C'era la doppia cesta. quello che sopravviveva uno arrivava l'altro. Te eri in quello soft, hai scelto di soft. Quello soft perché avevo paura che se facevo uno stand uscivo un galippo da tazza. Meno 20, cavolo. Sta battuta qui, penso, è la quarta volta che la mostriamo. E poi dopo sanno il cane espansivo, ma ha le battute limitate. Quindi dopo 5 sono quelle da riciclare. Va bene, dai, adesso dobbiamo andare dentro perché io penso che le signore hanno finito di fare la ricotta, da quello che ho capito. Sì, esatto. E quindi andiamo ad assaggiare la ricotta, Marco, e ti presentiamo le signore. Ringraziamo la signora Manuela. Io penso che ringraziamo queste donne che ci hanno ospitato, dato dei calzini puliti per me che avevo tutti gli asciuga i capelli per asciugarti le scarpe. E ci hanno anche fatto la ricottina fresca. Diamo un bacino. Dai, salta, dai, dai, un bacino a questa signora. Posso venire? Vieni Manuela, che ti volevamo ringraziare per la ricotta. Ti mettiamo nel mezzo e ti sbaciucchiamo tutte. Ma grazie! Grazie a voi! Grazie! Alla prossima! Lei è quella che produce tutto qui, è la ricottaia. La manager! Sentiamola questa ricotta. Assaggiamo, al secondo qua. Mamma mia! È come quella di... Della Lola? No, questa è quella della Viola. Sento, viola. Sento il gusto viola. Manuel, ti dico la verità, mostruoso. Grazie mille. Grazie Manuela. Ci vediamo alla prossima. Anche mio. Se passate venite a trovarci. Certo. Di sicuro. Ciao. Manu. Alla prossima allora. Dio ti benedica. Grazie, altrettanto. Beh, dai. Ma guarda, giusto due gocce, questo no. Poi siamo sul mare. Ah, guarda qua. Hai capito? È l'acqua che ho preso. Guarda che roba. Guarda qua. Sei proprio che roba. Santo can della giungla proprio. Ma sembro Mowgli per la miseria. Porca miseria. È arrivato il momento. Hai portato un po' di Nelson Piatti? Sì. Sei grande Marco! Buon divertimento! Queste sono
le scarpe antiacqua da moto di Mattia. Queste sono le mie. Queste sono scarpe tecniche Harley Davidson da edizione limitata da 150 euro per non prenderla più. Quando volete lezioni di stile chiedete pure.